Buonasera a tutti, ben ritrovati. Questa sera tentiamo di raccontare e contemplare qualche tessera del grande mosaico della vita di Don Tonino Bello, a 25 anni dalla morte. Vuole essere una celebrazione e lo facciamo con un testimone e suo confratello nell'Episcopato, Monsignor Luigi Verdazzi. Ci racconterà di lui, di come l'ha conosciuto, della loro collaborazione attiva, soprattutto per la pace, della marcia a Sarajevo del 1992, della sua morte, essendo lui al capezzale nel compimento della vita di Don Tonino, recitando le litanie, non lauretana, citando i titoli che Don Tonino Bello aveva scritto sul libro Maria Donna dei nostri giorni. Gli fu successore come presidente di Pax Christi in Italia nel 1985. Quando Monsignor Verdazzi aveva l'incarico di presidente internazionale dello stesso movimento. Questa sera lo facciamo leggendo qualche pagina di lui, in quanto poeta e ancorato alla realtà al servizio della Chiesa, sulla spinta del Vaticano II. E Monsignor Verdazzi, che salutiamo e ringraziamo per essere nuovamente tra noi come testimone di eventi e di personaggi che hanno segnato la storia del secolo scorso, ma anche questo ventennio ormai. Pure lui meriterebbe di essere conosciuto meglio nel suo percorso episcopale, lungo e caratterizzato dall'applicazione del Concilio. Lo faremo magari in occasione del suo 95esimo compleanno, il prossimo 26 novembre, non quel giorno, ma qualche giorno di paraggio. Ci sono pubblicazioni, interviste, lettere, scritti che dovremmo leggere con interesse, ma non gradisce le orazioni funebri da lì. Ci fermiamo. Però Monsignor Verdazzi scrive, come introduzione di un libro di Don Tonino Bello, Croce e Fisarmonica, scritto da Don Salvatore Lopizzi, scrive questo: è bello che si legga non solo quanto Don Tonino ha scritto, ma che si legga anche o che si ascolti quanto di lui dicono quelli che ne hanno conosciuto la vita. Perché in tal modo, conoscendo meglio la sua personalità e il suo stile di comportamento, si è più in grado di cogliere anche le sfumature del suo pensiero, di completare le allusioni dei suoi scritti. Così scriveva. Abbiamo letto su Civiltà Cattolica recentemente un articolo dedicato proprio a Monsignor Tonino Bello, un vescovo fatto Vangelo, dove si parla Chiesa del grembiule, convivialità delle differenze, pace non è solo silenzio delle armi, la pace è comunione, pace non è un vocabolo, ma un vocabolario. Poi ho scoperto che ha scritto una lettera pastorale, mi dicevo stasera a Monsignor Verdazzi, una lettera pastorale che inverte un pochino quella di Padre Pellegrino, aveva scritto Camminare insieme, e lui la intitolò Insieme per camminare. Ecco, leggiamo stasera come inizio alcune lettere che Don Tonino ha scritto, così ci creiamo l'ambiente, ci immergiamo nei suoi pensieri, nelle sue. A Gesù che nasce. Caro Gesù, voglio scrivere a te
per tanti motivi. Prima di tutto, perché so che tu mi leggerai di sicuro e la mia lettera non rischierà di finire come le tue. Ce ne hai scritte tante e sono tutte lettere d'amore, ma noi non le abbiamo neppure aperte. Nel migliore dei casi, le abbiamo scorse frettolosamente con aria annoiata. Poi perché so che tu ti fermi a fare l'analisi estetica di ciò che ti dico. Tu vai sempre al moccio o alla radice e sei imbattibile a leggere sotto le righe. E anche stavolta ne sono certo. Sotto le righe sai scorgere il mio cuore gonfio di paure e di speranze, di preoccupazioni e di tenerezze. Poi perché tu rispondi sempre e non passi mai nulla sotto silenzio. Non c'è volta che tu ti rifiuti di ricambiare il saluto o di accusare ricevuta. Con gli altri, lo sai, non sempre è così. Più che la ricevuta, sembra che accusino il colpo. Ma soprattutto, scrivo direttamente a te, perché so che a Natale ti incontrerai con tantissime persone che verranno a salutarti. Tu le conosci una a una, beato te, che le puoi chiamare tutte per nome. Io non ci riesco. Dal momento però che passeranno a trovarti, se non nell'Eucaristia, nei sacramenti, almeno nel presente, perché non suggerisci loro discretamente che non te ne andrai più dalla terra e che pur trovandoti altrove per i tuoi affari, hai un recapito fisso nella tua chiesa, dove ti potranno incontrare ogni volta che lo vorranno? E a proposito di recapito, non pensi che la tua chiesa, il cui grembo hai deciso di abitare per sempre, dopo aver abitato per 9 mesi quello di tua madre, abbia bisogno di qualche restauro? Si tratterà, caro Signore, di restauri costosi, perché da ricca deve diventare povera, da superba deve diventare umile, da troppo sicura devi imparare a condividere le ansie e le incertezze degli uomini. Da riserva per aristocratici deve divenire fontana del villaggio. Chi è profano in certe faccende pensa che sia un restauro quasi senza spese, sotto costo, perché si tratta di ridurre invece di accrescere. Invece io so che occorre uno di quegli stanziamenti fortissimi della tua grazia, perché se no non se ne farà nulla. Visto che mi sono messo sulla strada delle raccomandazioni, posso approfittare dell'amicizia per fartene qualche altra. Aiuta me e tutti i miei fratelli sacerdoti a lasciarci condurre dallo Spirito, che è spirito di libertà e non di soggezione. Spirito di giustizia e non di dominio, spirito di comunione e non di rivalità, spirito di servizio e non di potere, spirito di fratellanza e non di parte. Dona ai laici della nostra Chiesa la gioia di te, che fai nuove tutte le cose. Ispira in essi i brividi dei cominciamenti, le freschezze del mattino, l'intuito del futuro. Esorcizza nelle nostre comunità la paura del vuoto, l'impressione che si campi solo sulle parole, il sospetto che di ardito amiamo solo le metafore. Metti nel cuore di chi sta lontano una profonda nostalgia di te. Asciuga le lacrime segrete di tanta gente che non ha il coraggio di piangere davanti agli altri. Entra nelle case di chi è solo, di chi non attende nessuno, di chi a Natale non riceverà neppure una cartolina e a mezzogiorno non avrà commensali. Gonfia di speranze il cuore degli uomini, piatto come un mortre disseccato dal sole. E poi va avanti, ricordati e fa un elenco di persone. Qui viene fuori
la visione pastorale, no? Della Chiesa, della gente. Poi, soltanto alcune citazioni, sono credibili le nostre eucaristie? Non riesco a liberarmi dal fascino di una splendida riflessione di Gordì a proposito dell'eucaristia. Cristo è nel pane, ma lo si riconosce nello spezzare il pane. Perché non dire chiaro e tondo che non ci può essere festa del Corpus Domini finché un uomo dorme nel porto sotto il tabernacolo di una barca rovesciata o un altro passa la notte con i figli in un vagone ferroviario? Purtroppo, l'oppulenza appariscente delle nostre quattro città ci fa scorgere facilmente il corpo di Cristo nell'Eucaristia dei nostri altari, ma ci impedisce di scorgere il corpo di Cristo nei tabernacoli scomodi della miseria, del bisogno, della sofferenza, della solitudine. Per questo le nostre Eucaristie sono eccentriche. Miei cari fratelli, perdonatemi se il discorso ha preso questa piega, ma credo che la festa del corpo e sangue di Cristo esita la nostra conversione, non l'altisonanza delle nostre parole, né il vasto vuoto delle nostre liturgie. C'è qualcuno che vuole venire a leggere? Don Tonino Bello, appena nominato presidente di Pax Christi, aveva a che fare con tutte le problematiche del sociale, compresa l'obiezione di coscienza, l'obiezione fiscale. Ad un certo punto scrive a Indro Montanelli, prendendo le difese di Monsignor Bertazzi. Sentiamo come si esprime. A Indro Montanelli. Signor Direttore, ci permetta di esprimere il nostro più amaro disgusto per ciò che lei ha scritto del Vescovo Monsignor Bertazzi sul suo giornale di martedì e che nell'articolo di fondo ha solo il fondo, un fondo nero, limaccioso, torbido. Sarà stato un incidente sul lavoro, cosa che non le capita di rado. Ma stavolta il secchio della sua abilità letteraria, invece che attingere l'acqua pulita dell'argomentazione intelligente, è sceso a pescare nel fango. Dal suo pozzo, naturalmente, il fango di antiche sedimentazioni laiciste e di pregiudizi culturali fuori moda, che disilludono amaramente quanti pensavano che l'anticlericalismo fosse solo una malattia infantile della nostra democrazia. Il nostro disgusto però non deriva dal collage di falsità di cui grondano le sue affermazioni per due motivi. Anzitutto perché oggi viviamo così a contatto con la menzogna che purtroppo non ci indigna più neppure la violenza inflitta alla verità. Quella verità che molti come lei presumono di dire nuda e cruda, solo per avere il pretesto di vestirla a loro piacimento e di cuocerla secondo il loro gusto. Anche l'ultimo correttore di bozze del suo giornale è in grado di dirle che Monsignor Bertazzi è stato tutt'altro che il voltagabbana da lei descritto,
anche il notista più umile della sua redazione, riordinando le date, potrebbe ricordarle che Monsignor Bettazzi stigmatizzava la corsa a riarmo ancora prima del 1968, quando cioè fu nominato dalla Conferenza Episcopale Italiana presidente nazionale di Pax Christi, e quando ancora di compromesso storico di Berlinguer non si parlava nemmeno. Certo, per un verso ci mortifica questa forma di aggressione tutt'altro che disarmata contro pastori, credenti e uomini di buona volontà. Rei solo di voler passare dalle innocue dichiarazioni di principio ad una prassi di pace sul terreno delle mediazioni concrete. Ma per un altro verso ci dà fiducia il sospetto che tanta bagarre si stia scatenando e non più su veloci trafiletti di terza pagina, ma sugli editoriali di prima, proprio perché è stato individuato il centro vitale della piovra che scatena la morte. E in fondo, qual è l'anima dell'obiezione fiscale che sta tanto scandalizzando la ragione laica repubblicana, se non l'ansia di un miglioramento della nostra democrazia per permettere la partecipazione di tutti anche sul terreno delle scelte economiche così cruciali per la nostra civiltà? Che cos'è l'obiezione di coscienza se non lo stimolo per una crescita collettiva e partecipativa e tutt'altro che anarchica sui grossi temi del futuro? Vi leggo ancora due lettere che ha scritto Don Tonino, poi lasciamo la parola a Monsignor Bettazzi che ci racconta. Fratello marocchino, se passi da casa mia, fermati. Perdonami se ti chiamo così, anche se col Marocco non hai nulla da spartire. Ma tu sai che qui da noi, verniciandolo di disprezzo, diamo il nome di marocchino a tutti gli infelici come te, che vanno in giro per le strade, coperti di spoglie e di tappeti, lanciando ogni tanto quel grido, non si sa bene se di richiamo o di sofferenza, tapis. La gente non conosce nulla della tua terra, poco le importa se sei della Somalia o dell'Eritrea, dell'Etiopia o di Capoverde. A che serve? Per il teatro delle sue marionette ha già ritagliato una maschera su misura per te, con tanto di nome, marocchino, e con tutti i colori del palcoscenico tragico della vita: un berretto variopinto sul volto di spugna, i pendagli di 100 bretelle cadenti dal braccio, l'immancabile coperta orientale sulla spalla e quel grido di dolore soffocato dalla paura, tapis. Il mondo ti è indifferente, ma forse non ne ha colpa, perché se passandoti accanto ti vede dormire sul marciapiede, è convinto che lì sulle spoglie invendute giaccia riversa solo la tua maschera, come quella di Arlecchino o di Stenterello dopo lo spettacolo, ma non la tua persona, quella è altrove. Forse è volata via su uno dei tanti tappeti che nessuno ha voluto comprare da te, nonostante l'implorante sussurro, tapis. Dimmi, marocchino, ma sotto quella pelle scura hai un'anima pure tu? Quando rannicchiato nella tua macchina consumi un pasto veloce, qualche volta versi anche tu lacrime amare di quella scudella? Conti anche tu i soldi la sera come facevano un tempo i nostri emigranti?
E a fine mese mandi a casa pure tu il povero risparmio, immaginandoti la gioia di chi li riceverà. E viva tua madre! La sera dice anche lei le orazioni per il figlio lontano e invoca Allah guardando i minareti del villaggio addormentato. Scrivi anche tu lettere d'amore. Dici anche tu alla donna, alla tua donna che sei stanco, ma che un giorno tornerai e le costruirai un tukul tutto per lei, ai margini del deserto o a ridosso della bughiera. Mio caro fratello, perdonaci, anche a nome di tutti gli emigrati clandestini come te, che sono penetrati in Italia con le astuzie della disperazione e ora sopravvivono adattandosi ai lavori più umili, sfruttati, sottopagati, ricattati, sono costretti al silenzio sotto la minaccia continua di improvvise denunce che farebbero immediatamente scattare il foglio di via obbligatorio. Perdonaci, fratello marocchino, seppur appartenendo a un popolo che ha sperimentato l'amarezza dell'immigrazione, non abbiamo usato misericordia verso di te. Anzi, ripetiamo su di te, con le rivalse di una squallida mimesi storica, le violenze che hanno umiliato e offeso i nostri padri in terra straniera. Perdonaci, se non abbiamo saputo levare coraggiosamente la voce per forzare la mano dei nostri legislatori. Ci manca ancora l'audacia di gridare che le norme vigenti in Italia, a proposito di clandestini come te, hanno sapore poliziesco, non tutelano i più elementari diritti umani e sono indegni di un popolo libero come il nostro. Perdonaci, fratello marocchino, se noi cristiani non ti diamo neppure l'ospitalità della soglia, se nei giorni di festa non ti abbiamo caricato per condurti a mensa con noi, se a mezzogiorno ti abbiamo lasciato sulla piazza, deserta dopo la fiera, a mangiare in solitudine le olive nere della tua miseria. Perdona soprattutto me, vescovo di questa città, che non ti ho mai fermato per chiederti come stai, se leggi fedelmente il Corano, se osservi scrupolosamente le norme di Maometto, se hai bisogno di un luogo, fosse anche una chiesetta, dove poter riassaporare con i tuoi fratelli di fede e di sventura i silenzi misteriosi della tua moschea. Perdonaci, fratello marocchino, un giorno quando nel cielo incontreremo il nostro Dio, questo infaticabile viandante sulle strade della terra, ci accorgeremo con sorpresa, che egli ha il colore della tua pelle. Don Tonino Vescovo, post scriptum, se passi da casa mia, fermati. Ce ne sarebbero da leggere, ci fermiamo qui, poi riprendere un signore. Grazie. Ecco, buonasera a tutti. Ho lasciato leggere questo qui, anche quella che riguardava me, se l'era presa perché avevo fatto l'obiezione di coscienza fiscale. Cioè dicevo, io non voglio pagare le tasse per pagare le armi. Allora avevo fatto i conti della percentuale, dico, non mi tengo mica i soldi, ma li metto piuttosto per la cultura, Perché purtroppo coi tempi che corrono sapete che anche adesso ogni giorno riduciamo la cultura, la sanità, tutto il resto, ma ogni giorno si spendono decine di milioni per il Ministero della Difesa, quello non finisce mai. Bene, ma ho lasciato leggere proprio perché si capisce un po' lo stile suo. Qualcuno dirà, ma lei come l'ha conosciuto? Lui era del sud, provincia di Lecce, Alessandro, ma l'avevano mandato a Bologna, allora i migliori li mandavano a studiare al nord. A Bologna c'era un collegio dell'Onarno, opera nazionale.
giornale Assistenza religiosa morale agli operai. Preparavano i cappellani di fabbrica e l'avevano mandato lì. E lui veniva a scuola però al seminario. Io non l'ho avuto come aiuto perché io insegnavo in filosofia e lui faceva la teologia. Ma ricordo tavolo il professore di teologia che diceva: ma quel ragazzo del sud ti fa certe obiezioni che fai fatica a rispondere. Poi nel 1982, a gennaio, mi invitarono giù a Tricase, che è una cittadina verso Santa Maria di Leuca, no? Nel calcagno d'Italia, a parlare agli studenti, un prete, Don Lichetta, è ancora vivo, ma non sa di essere vivo, e mi invitò a parlare agli studenti, poi disse andiamo a pranzo dalle suore dell'asilo, che fra l'altro erano le suore di prete, e c'è anche il padre. E fu lì che trovai Don Tonino Bello, che era parroco di Tricase. Allora cominciamo a parlare di Bologna, dello Narbo, dei superiori dello Narbo, dell'arcivescovo che era il cardinale Arcano, ma mi resi conto del tipo che era, ben voluto dalla gente, si interessava di tutti, soprattutto dei poveri, di quelli in difficoltà. Io ero dal 1968 ero presidente di Vascriti Italiana, ma avevo chiamato a Roma, alla CEI, i vescovi. Dice: Metazzi, sai che cos'è Vascriti, no? Oh, questo movimento di giovani per la pace, vogliono un vescovo per presidente, abbiamo pensato te che sei più adatto. 68, avevo chiesto altri 5 che avevo detto di no. Ero il più ingenuo e dissi di sì. Ma quando dopo 10 anni mi fecero anche presidente internazionale, allora cercavo qualcuno che facesse il presidente italiano, ma non era mica facile. Ah sì, ma vediamo fra un po'. Quando alla fine dell'anno lo fece un vescovo, allora pensai, ma il tipo ha dato telefonare all'arcivescovo di Bari. Dico, possiamo farlo presentata come presidente? Sì, sì, ma fate presto perché la vogliono tutti. Allora la regola era diventata che noi presentavamo, Pasquisti presentava 3 nomi e il consiglio permanente doveva sceglierne uno. Chi sceglierà dei 3? A parte che uno degli altri 2 era il consiglio permanente, quel presidente era il cardinale Balestrero, che era un furbone. Aspettò l'ultimo momento, quando tutti i vescovi sono lì con la borsa pronta per andare via. Un momento, dobbiamo nominare il presidente di Pasquisti. Il movimento ci ha dato 3 nomi, allora viene il primo che Antonio Bello, cosa dice? Sì. E poi così. Ma poi allora cominciai a seguirlo un po', ad essere vicino, poi non lasciai fare molto tu, ma ammiravo questa sua capacità, questa sua, era un po' un poeta, così è. E ai giovani piaceva, per cui era concreto così. E poi quando seppi che lui era, si era malato, aveva un tumore allo stomaco, e si era ritirato a casa sua, Alessandro, che è proprio vicino a Santa Maria di Leuca, andai 2 volte a trovarlo. Ma la seconda volta gli dici: qui hai tutte le cure, ma tu sei vescovo di Molfetta. E lui è andato a Molfetta. Poi sono andato 2 o 3 volte così a incoraggiarlo, ad aiutarlo, finché alla fine ero in Austria per un incontro di vescovi. Mi dissero: guardi che sta morendo, ma dico, l'incontro finisce venerdì, sabato, domenico delle cresime, prenotatemi per lunedì, non so se ce la farà. Allora andai direttamente da Vienna a casa sua e gli dissi, dico: senti Tonino, il Signore può fare quel che vuole, ma forse come il padre della parabola è uscito di casa incontro al figlio del prodigo. Guarda, un vescovo amico gli aveva portato una statua un po' stilizzata del padre che accoglie il figlio del prodigo. Lo alzarono, lo misero in biblioteca, io andai a dir la messa e lui fece l'ultima predica sul padre misericordioso che ha
poi io tornai a Ivrea perché era sabato, domenica in Albis dovevo fare delle crisi, poi lunedì tornavo giù. Arrivavamo martedì mattina, dicevo ancora una volta una messa, lui ha letto e poi, come ricordava, dicevo le litanie, ma non quelle lauretane che diciamo sempre, Santa Maria, Santa dei Geni. Lui aveva scritto un libretto di 31 riflessioni per il mese di maggio. Io leggevo i titoli, Madonna del piano superiore, Madonna della strada, Madonna dell'ultimo giorno, e lui diceva, prega per me. È stata la sua ultima preghiera. Soffriva molto, diceva, Madonna fa presto, che non ne posso più. Ecco. Aveva sofferto assai, perché questa sua immediatezza, quando il Papa, c'era stata la prima guerra del Golfo e il Papa aveva detto no, non bisogna fare la guerra, allora non andava in giro, non bisogna fare la guerra. I civili politici, una volta quando si faceva un'erogazione, si andava prima della sessione a fare la benedizione dei campi, si diceva al Signore che ci salvasse dalla peste, dalla fame e dalla guerra. La guerra è bella, eh? A peste, fame e bella, diceva il ministro dell'interno, a peste, fame e bello, libero, da Tonino Bernardo. E anche nella chiesa diceva, oh, dai grandi principi, ma poi dopo i politici, lui aveva cominciato con l'ulcera e poi l'ulcera è diventata un tumore, ecco, è morto così, poveretto. E le ultime parole, offro la mia vita per la diocesi di Molfetta e per la pace. Ma io vorrei dire allora di lui quattro, soprattutto quattro punti. Il primo, giovedì scorso ero a Bolzano, perché un giornalista che conosco ha scritto un libretto con le lettere che Tonino Bello avrebbe potuto scrivere, non so, a Bonheffer, ai vari uomini, a Gandhi, che se ne è inventate lui. Ma io ho detto all'amico, la lettera che il giornalista non avrebbe mai saputo o mai potuto scrivere, ma che Tonino Bello avrebbe scritto, è la lettera a sua mamma. Era legatissimo a sua mamma. Sua mamma, il padre era morto quando la madre aveva tre bambini piccoli, eh? E la madre era terziaria francescana di alta grazia, su con fatica, ed è lei che gli ha insegnato ad amare i poveri. Tant'è vero, lui si sentiva tanto legato che per due volte ha rifiutato di fare il vescovo per non andare lontano. E ha accettato Molfetta perché la madre era morta. L'anello da vescovo era la vera disposa della mamma con sopra una croce. E ha lasciato detto che vuole essere sepolto per terra accanto a sua madre. Adesso gli hanno fatto dietro la cappella una specie di piccolo anfiteatro, lui è per terra, se avete visto il Papa che è andato ad Alessandro la mattina, poi è venuto. Ecco, era proprio questa caratteristica, avete sentito anche il marocchino, eh? Uno che avevano ammazzato la polizia, poveretto, è andato al funerale, c'era solo lui nel cappellano del cimitero. Ecco. Lui sentì, alla sera andava alla stazione a vedere i poveracci barboni che erano lì, furono sfrattate delle famiglie con dei bambini della casa. Lui ha aperto il vescovato. I canonici erano scandalizzati, delle donne, dei bambini in questo modo. Ecco, ma per lui era una cosa normale. Ed è per quello che quando è diventato presidente della pace si è impegnato per la pace nel mondo. Lavorare con chiunque di buona volontà, perché il dovere è quello di portare la pace nel mondo. Questo è il primo, eh? Ma allora se dobbiamo lavorare per tutti è la Chiesa. E allora lui diceva che
i tre sinottici, voi sapete che i Vangeli sono quattro. I primi tre sono sinottici, vuol dire che si vedono con un occhio solo, sinottico. Matteo, Marco e Luca. Loro dicono che alla fine, quando si trovò nel cenacolo all'ultima cena, il Signore si alzò, prese il pane, disse: questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, fate questo in memoria di me. Giovanni, che scrive per ultimo, dice: questo lo sanno già, ma quello che non hanno detto è che durante l'ultima cena si è alzato, si è messo un grembiule e poi ha lavato i piedi e ha detto: fate questo in memoria di me. Se l'ho fatto io, che sono il vostro maestro Signore, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri. La caratteristica della Chiesa è di essere la Chiesa del grembiule. Quando lo disse si scandalizzarono, si stracciarono le vesti, sotto ce n'avevano delle altre. Dice: ma come? Poi gli scappò detto una volta anche Giovanni Paolo II, loro non hanno potuto dire tutto. Mi dice: la messa vale se si fa in spirito di servizio, deve portare allo spirito di servizio. Seconda cosa, La terza cosa, come faceva a saperlo? La parola di Dio. Direi, lui a quei tempi sparlavano che io avevo scritto Berlinguer, che era vivo. No, lui scriveva ad Abramo, a sua moglie Sara, scriveva a Giuseppe Ebreo, a San Giuseppe, scriveva a Gesù Bambino, per far capire che quello che c'è nella Bibbia non è una cosa vecchia che valeva allora, è una cosa che vale anche oggi per ognuno di noi. Quell'amico là di Bolzano ha scritto una lettera a San Giuseppe, 4 pagine, lui ne aveva scritto una di 12 pagine. A San Giuseppe, un lavoratore, come devono fare un falegname i lavoratori di oggi? Di fronte alla difesa della loro famiglia, dei ragazzi, di pensare a lui che è andato perfino in Egitto. Il suo sacrificio, perché lui aveva pensato, probabilmente, certamente, a una famiglia normale. Arriva lì, no? Sua moglie è madre di Dio, figlia di Dio, e tu devi fare il padre putativo, diciamo, no? Cioè, far finta di fare il padre, senza essere. E poi deve fare tutto quello che devi fare per salvarlo, no? Ecco, e questo qui è per ognuno di noi, come dobbiamo affrontare i nostri doveri con generosità, con sincerità, con franchezza. C'è una parola greca che delle volte dicono parresia, con franchezza, senza paura di niente. Terza, la quarta cosa era il suo amore a Gesù. Aveva nella sua cappella, invece diciamo manca, piccola cappella, c'aveva un tavolino. Lui tutte le cose le pensava, le scriveva davanti a Gesù. Ecco, queste sono 4 cose. Ma perché io riduco queste 4? Perché sono i 4 documenti fondamentali del Concilio Vaticano II. Voi sapete, no? 50 anni fa, 1962. Io lo dico anche perché sono rimasto l'ultimo vescovo in Italia che ha fatto il Concilio. La prima sessione non c'ero, potete dire quel che volete, ma la seconda, la terza, la quarta c'ero. Allora mi sembra giusto richiamare il Concilio, anche perché allora era stato un grande rinnovamento. Poi dopo un po' si è spento. Ma un certo padre Congale, un domenicano famoso, aveva scritto che un vero Concilio, per capirlo bene e per metterlo in pratica, ha bisogno di 50 anni. Si vede che lo Spirito Santo aveva letto Congaro, perché dopo 50 anni avevano mandato un Papa come Papa Francesco, anche gli altri hanno fatto, ma come Papa Francesco davvero che cerca di metterlo in pratica. Quali sono? Sono 16 documenti,
ma i quattro fondamentali sono le quattro costituzioni. In tutti i 20 concili che ci sono stati, mi viene da sorridere, perché adesso i giovani imparano mica più niente a memoria, hanno il telefonino, eccetera. Ma noi ce li facevano imparare a memoria. Volete che posso dire? Nico e Fcacqua, qua Nico, la, le lingue spillate là. Nicea, Costantinopoli, Efeso, Calcedonia, Nico, Efca, Coconico, Costantinopoli, due, Nicea, la terra di primo, secondo, terzo, quarto, Lilivia, Costantinopoli, viene Costanza, Firla, Trevata, Firenze, Laterano, Quinto, Trento, Vaticano. Si rifacevano imparare in quel mondo. E la prima costituzione sulla parola di Dio. Anche perché Papa Giovanni, quando aveva fatto il concilio, allora dicevo, c'è mica bisogno del concilio, il Vaticano I, 1870, ha detto che il Papa è infallibile, parli lui. Il concilio Vaticano I dice che il Papa è infallibile perché esprime l'infallibilità della Chiesa. È la Chiesa che è infallibile, è il Papa in quanto l'esprime. Quando Papa Pio XII, il più stagionato tra di voi, può darsi che lo ricordi, nel 1950 ha definito che la Madonna è assunta in cielo, 1° novembre del 50, prima si è informata in tutta la Chiesa, gli ha detto sì, ci crea, allora io lo definisco, ma non ha potuto definire se la Madonna è stata assunta prima di morire o dopo morta. Tutti pensano dopo morta, ma non è così sicuro. Non ha potuto definirlo. Ha detto la Madonna giunta al termine della vita, senza dire se la vive. È stata assunta. Assunta è di fede. Che fosse morta è molto probabile, ma non è di fede. Per dire, ecco. E allora la parola di Dio è il primo documento. Prima non si leggeva mica, Io ricordo sempre che ero andato una volta a Manfredonia, una cittadina della Puglia, e ho voluto che andassi a vedere un vecchio monastero. Chi mi accompagnava era un medico che durante il concilio aveva studiato a Bologna. A Bologna c'era questo famoso cardinale che aveva comprato la Bibbia. Quando la mamma ha visto che aveva la Bibbia è andata a fare la spia al parroco. E il parroco è arrivato e ha detto non si legge la Bibbia. Perché i protestanti la leggevano, allora se tu leggi diventi protestante. La leggono a Roma, cavano fuori le idee e fanno il catechismo. Tu studi a memoria il catechismo. Si faceva così da giovani, no? Mica si legge. E invece la Bibbia è la parola di Dio che Dio rivolge a tutti noi. Perché? Perché noi siamo tutti quanti un po' figli di Adamo, e di Eva. Si può raccontare una barzelletta, potrebbe che l'abbia già raccontata, perché sono venuto altre volte, e ho solo quello. Dicevano che uno quando è morto ha detto a San Pietro vorrei vedere Adamo, ma non si può, c'è tutta la vita che sogno di vedere Adamo. Ti sei anche comportato bene, vado a chiedere il permesso. Torna dopo un po', dice, è un permesso eccezionale, ma solo per 3 minuti. Adesso ho solo una domanda da fare. E lo porto da Adamo, sto vecchio, ciao, c'è presente. Parlano tanto del tuo peccato. Chi dice che è stato un peccato di gola, no? La vela. Chi dice che è stato un peccato d'orgoglio? Chi dice che è stato un peccato sessuale? Dimmi un po', Adamo, com'è stato il tuo peccato? È stato originale. No, noi lo chiamiamo originale perché è l'origine. Io dico che è originale anche perché è l'origine dentro. Io sono così importante che decido io che cosa è bene e male, non l'albero del bene. Decido io, faccio quel che mi pare. Dice, ma guarda che Dio ha detto, dica quel che vuole, faccio quel che vuole. E gli altri, se mi servono bene, se no peggio per loro.
la radice, l'origine del peccato, quello lì è chiudersi di fronte a Dio e di fronte agli altri. E invece Dio è il contrario. Proprio Antonino Bello diceva, questo sono sicuro che ve l'ho già detto qualche volta, quando per esempio i musulmani ci dicono: voi non credete in Allah perché ne avete tre, Padre, Figlio e Spirito Santo. E lui aveva imparato a dire: sì, se fossero uno più uno più uno fa tre, ma sono uno per uno per uno fa uno. Sono talmente l'uno per l'altro che sono un Dio solo. Rimane un mistero, ma è importante per noi che siamo come Dio ci vuole, non se siamo l'uno per sé, ma se siamo l'uno per l'altro. E allora, siccome noi siamo tutti quanti, perfino quando facciamo la pensiamo a Dio, pensiamo come noi, allora lui ha preso un popolo. Se lo dico tutti non imparo. Prende un popolo ebraico, dice: siete voi fatti a immagine e somiglianza di Dio, non io ho fatto la vostra immagine. Diciamo: come facciamo a sapere? Guardate quello che faccio. Yahweh, io sono quello che sono per voi. Ho cavato dall'Egitto, ho fatto passare il Mar Rosso, nel deserto ho dato da mangiare da bene, ho portato. Sono uno che vi vuol bene. Se Dio è uno che vuol bene, voi dovete volervi bene, almeno ai più vicini, al prossimo, eh? Ama il prossimo. Ma il grande è che sì, anche quelli che non contano niente. Chi è che non conta niente? Per le vedove, gli orfani, gli stranieri. Trovate sempre, oggi avrebbe detto il terzo mondiale, gli estrogati, le vedove, gli orfani stranieri, voi dovete voler bene. Beh, gli altri, intanto cominciate dai prossimi. Quando arriva Gesù alla fine, dice: sì, perché Dio è amore, Padre, Figlio e Spirito Santo. Finora avete detto: ama il prossimo e odia il nemico. Io vi dico: amate anche i nemici. La parola di Dio è la parola con cui il Signore vuole insegnare anche noi di oggi, perché lui voluto per tutti gli uomini di tutti i tempi e di tutti gli uomini insegnare che lui è amore e che noi dobbiamo volerci bene. Ecco la parola di Dio, l'importanza della parola di Dio, eh? Ecco, e Tonino sentiva che la parola bisognava invitare a leggere, ad ascoltare la parola di Dio. Parola di Dio la prima cosa, la seconda la presenza di Gesù Cristo. Perché Gesù ha voluto essere presente nei sacramenti, soprattutto nell'Eucarestia. Vi ricordate voi, i giovani, no? Quelli più stagionati, si ricordano che una volta era tutta in latino la messa. E noi cosa facevamo? Per fregare il prete, te preghi in latino, io dico rosario in italiano. Dicevamo preghiera, vuol dire che non era una preghiera per noi se ne dicevamo un'altra, eh? E invece no, ecco qui. È la nostra preghiera, allora per questo. No, questa non la dico perché è troppo spinta. Dicevano che un vescovo molto distratto era tornato a casa e diceva: Dominus vobiscum, porca miseria. Ma come? E ha detto che bisogna dire la messa in volgare. Lui credeva che volgare fossero le parolacce, no, volgare è la lingua della gente. Perché la gente deve sentire che va a unirsi con Gesù che prega. L'eternità, noi diciamo, quando pensiamo all'eternità, pensiamo al Padre Eterno con una barba lunga e con una noia, dice: vostra eternità che non finisce mai. Invece l'eternità è fuori del tempo, non riusciamo neanche a immaginare. Come siamo nell'eternità? Come siamo entrati? Nel momento della morte, se stiamo morti, siamo ora. Se siamo chiusi, restiamo chiusi. Di là non si cambia, se va il purgatorio va da un altro discorso. Com'è Gesù di là? Com'è entrato Gesù? È entrato dicendo: Padre,
nelle tue mani consegno la mia vita, Padre, perdona loro. La pienezza dell'amore al Padre è la pienezza della benedizione. E allora quando si rende presente nell'Eucaristia, è lì che prega, Padre, nelle tue mani, e noi andiamo, una volta si diceva assistere alla messa. No, tu assisti se vai a teatro, che poi anche lì delle volte vengono giù in mezzo alla gente. Ma andiamo per partecipare, per unirci a Gesù Cristo. E siccome noi abbiamo tutti un po', anche a Biella, lo spirito di Adamo e di Eva, lui ci dà il suo spirito che è lo Spirito Santo. Noi quando andiamo a messa, i sacramenti, ma soprattutto alla messa, andiamo a immergerci nello Spirito Santo. Ed è lui allora che ci permette di compiere bene il nostro dovere, che è così difficile, la corruzione, gli interessi, gli imbrogli, mica sono le mafie, un po' di mafia ce l'abbiamo tutti, la grazia del Signore ci dà la sua forza e di voler bene agli altri, anche quelli un po' antipatici, qui non ce n'è, ma dalle altre parti ce n'è. Ecco, capite allora l'importanza del Signore, l'importanza dell'Eucaristia, la seconda costituzione. La terza è quella sulla Chiesa, che una volta quando dicevamo la Chiesa pensavamo al Papa e ai Vescovi, ai preti al massimo. Al Concilio ha detto no, la Chiesa è il popolo di Dio. Ogni cristiano con il battesimo è unito a Gesù Cristo. E se Gesù Cristo è profeta, vuol dire perché dai numeri per vincere all'otto, profeta vuol dire parlare a nome di Dio. Ogni cristiano con la sua vita deve far vedere come Dio vuole che si viva la vita, siamo tutti profeti. E ogni cristiano è sacerdote. Sacerdote vuol dire uno che santifica il mondo. Se uno vive in grazia di Dio, santifica il mondo in cui vive. Anche voi donne, quando siete in cucina, santificate, state attenti a non bruciare la vostra, che poi è peggio, ma santificate anche il lavoro della cucina, ognuno. Una volta i preti andavano a fare i preti operai. Sono gli operai che devono vivere bene la loro vita, sacerdoti e re. Ma adesso non usano più i re. Adesso ve la racconto. I più anziani si ricorderanno che un tempo con due scatti c'era una segreteria telefonica che dava tutte le risposte, Due scatti. Una volta eravamo lì a mangiare e ci danno Macedonia. Chissà perché si chiama Macedonia? Lo chiediamo alla segreteria telefonica. Signorina, perché la Macedonia si chiama Macedonia? Ah, mi dia il suo numero. Poveretta, ci mise 20 minuti. Dopo 20 minuti, e lei prende la Macedonia, sì. Sembra che l'antico impero della Macedonia riuniva in unità tanti popoli diversi. Mettere insieme tante cose diverse per farlo una sola è una Macedonia. Dico, signorina, mette il doppio degli scatti che se li mette, poi hanno abolito la segreteria telefonica. Ecco, ma allora siamo tutti portati ad essere portatori di pace. Non è una cosa opzionale, no? Se vuoi, no, no. Lui è venuto per dare gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra. E non solo gli uomini di buona volontà e agli altri guerra, ma gli uomini che sono l'oggetto della buona volontà di Dio, agli uomini che Dio ama. La Chiesa è questi qui, gli uomini che vivono bene la loro vita, che santificano il lavoro che stanno facendo, che sono portatori di pace nelle famiglie anche, Adesso tanti uomini si ammazzano le mogli o le fidanzate, E no, è lì che comincia la pace, poi nell'ambiente dove si trovano e poi nel mondo. Per un cristiano è un dovere in
impegnarsi per la pace. Certo, ci vuole qualcuno che aiuti i cristiani ad essere profeti, a sentire la parola di Dio, ad essere sacerdoti, cioè a incontrarsi con Gesù Cristo, a stare insieme per fare la pace. Allora vedete la gerarchia. Ma la gerarchia non è una che domina. Tra di voi chi è più grande, dice, deve essere come colui che serve. In latino il servizio è ministero, diciamo ministero dei preti, è servizio. E il Papa, a cominciare da un Papa antico, dice, io sono il servo dei servi di Dio, non il capo dei capi, il servo dei servi di Dio. Allora questo spirito di servizio è la terza costituzione. E la quarta costituzione si chiamano tutte con le prime parole latine, Dei verbum, vuol dire verbum parola, Dei di Dio. Sacrosanto un concilio è la prima, allora è sacrosanto. La Chiesa Lumen Gentium, luce di tutte le genti. E poi l'ultimo, io quando arrivai all'inizio della seconda sessione, nel 63, sono diventato vescovo nel 63, trovai che i vescovi stavano stavano riflettendo. Dice, ma come? C'è un concilio e il Papa fa un documento così importante senza dirci niente. Aveva fatto la pace militare. C'era stata la crisi di Cuba, sembrava l'America e la Russia che facessero guerra tra di loro, sarebbe stata la guerra atomica, non volevano farla, non potevano più tirarsi indietro. Kennedy toccò il Papa e il Papa provocò un crucio. E nell'autunno del 62 fece un famoso intervento. Politici del mondo, fermatevi, il mondo non con la guerra, con la pace. E fu facile per Kennedy dire, per la Russia no, per il Papa mi fermo. E anche Crusoe disse, per l'America no, il Papa non mi interessa tanto, per questa volta mi fermo. Disse meglio per questo poco. E fu così colpito che scrisse questa enciclica un mese prima di morire, quindi due mesi, è un po' il suo testamento spirituale. Perché è importante? Prima tutto il discorso, fra l'altro, l'hanno detto tante volte, con i mezzi di distruzione che ci sono oggi e con le possibilità di incontrarsi, ritenere che la guerra possa portare alla giustizia e alla pace è roba da matti, fuori dalla ragione. Ma la cosa importante è che i papi scrivono di cose religiose per i cattolici, è il loro compito, no? Che una volta scriveva sul valore umano la pace rivolto a tutti gli uomini di buona volontà, ma non sono cattolici, non importa. Io dico la verità com'è, questo poi deve servire. E allora anche noi vescovi diciamo, ma e noi che figure ci facciamo? Perché allora si raccontava in concilio, questa posso dirla, che era morto un rabbino ebreo e San Pietro gli ha detto vieni in paradiso, dicevo, guarda che sono un rabbino ebreo, stiamo facendo un concilio e li prendiamo tutti, va bene, vieni a vedere. Pietro ha detto, c'è Manasse, Beniamino, guarda Giudito. E San Pietro dice, ma guarda di qua che ci sono gli ortodossi e i protestanti, ma sono sempre dei nostri. Vanno avanti e qui già tutti i buddisti, ma anche loro in paradiso, ma guarda. Vanno avanti quei neri laggiù, cioè quasi tutti animisti, ma anche loro in paradiso. Vanno avanti, arrivano accanto a un gran muro, parla piano, dice San Pietro, perché di là ci sono i cattolici, credo di essere solo. Era così, vi ricordate se un bambino appena nato non era battezzato, mica lo mandavamo in paradiso, allora c'è stato un gran rivoluzionario, voi non vi immaginate neanche come si chiama, Josef Ratzinger. Quando era cardinale dice ai teologi internazionali studiate lingua, ci ha messo tanto che intanto lui è diventato papa.
E poi sono andato a dire, guardi che non c'è mica nella Bibbia. L'avevamo detto per dire l'importanza del battesimo, cioè, ma loro dovevano un paradiso. Sarebbe importante, no? Che si può andare in paradiso anche se non si è battezzato. Se uno sinceramente va a Dio come c'è e va agli altri, io do la colpa a San Paolo. Sapete, dicono che sono 14, anche lì, non perdete tempo a andare a cercare, basta che vi ricordiate in che ordine sono. Rococò, Galefì, Cotetè, Titi, Filippo. Romani, Corinzi, Rococò, Galati, Efesini, Filippesi, Galefì, Colossesi, Tessalonicesi, Cotetè, Tito, Timoteo, Filippo. Se vi dicono la lettera, riconoscete Rococò, Galefì, Colossesi, è già tutto. Nella lettera ai Colossesi San Paolo dice il primogenito di ogni creatura, Adamo, no? Adamo è il primo nella storia, nella mente di Dio è Gesù Cristo. Lo dice, è il primogenito di tutti. Da lui e in vista di lui tutte le cose sono state create. Allora il mondo è il mondo di Gesù Cristo, eh? Uno quando ci nasce, nasce nel mondo. Poi vuole che quando arriviamo diciamo di sì e possiamo dire anche di no. Allora vieni, sono troppi i nomi, le incertezze per cui cresciamo un po' nel peccato originale, come dire. Ma il mondo, tutto quello che c'è di bello nel mondo è tutto opera dello Spirito Santo. Ma non lo sanno, non importa. Tutto quello che c'è è bello pensare, no? All'azione dello Spirito Santo nel mondo. Ma non fare degli ospedali in luoghi di guerra, ma ti ammazzano male e io ci vado. Non è opera dello Spirito, ma loro non lo fanno per quello. Un giudice ci guarda che se lavori bene ti fanno fuori e io lavoro bene e lo fanno fuori, non è opera dello Spirito Santo. No? A me piace pensare che tutto questo. E allora ognuno di noi che deve cercare di fare del suo meglio. Ecco. Ecco le quattro costituzioni, come si capisce che Tonino Bello, anche se il suo vescovo l'aveva portato a Roma all'inizio, stesse fuori e si confidava, dopo una settimana è tornato a casa, qui perdono tempo perché non sapevano come fare, ma poi l'ha respirata, la parola di Dio, la presenza di Gesù Cristo, una chiesa in cui si serve per il mondo, per compiere, perché il mondo sia come il Signore lo vuole. Prima di finire devo dire il momento principale nella vita del cristiano è la messa. Come comincia la messa? Con la parola di Dio. Tante volte noi siamo anche nei preti, una volta non eravamo mica tanto abituati. Dicevano con preti per la festa della Trinità, dice cari fedeli, oggi è la festa della Trinità, nel Vangelo non c'è niente di buono e io vi parlo della confessione, no? Noi dobbiamo aiutare i cristiani ad accogliere la parola, a diventare amici della parola di Dio. E poi la presenza di Gesù Cristo, pensare che Gesù Cristo si rende presente come era là quando è passato nell'eternità. Padre, nelle tue mani, Padre, perdona. Per unircelo, siamo già stati uniti nel battesimo, nella cresima, alla consacrazione, noi ci uniamo con il Signore. E Lui ci dà lo Spirito Santo, perché morendo, dice Giovanni, noi dicevamo, inclinato il capo, spirò. A leggere bene il greco, è inclinato il capo, trasmise lo Spirito. Andiamo a immergerci nello Spirito Santo. Cosa fa lo Spirito Santo? Fa la comunione.
per noi la comunione è mangiare l'ostia, no? È mangiarla insieme, con unione. La Chiesa, siamo tutti diversi, no? Eppure siamo tutti uniti dalla grazia dello Spirito Santo per insieme cercare di essere un seme di bontà nel mondo. Perfino alla fine, quel rivoluzionario di Papa Benedetto, in latino è «Ite misa est», e noi abbiamo tradotto «La messa è finita, andate in pace». Papa Benedetto ha detto «No, missa est», può voler dire «è la missione». Siete venuti a immergervi nello Spirito Santo. La missione è quella di portare la bontà e la pace nel mondo. Allora, vedete come il Concilio ci aiuta a vivere la Messa, e Tonino Bello, come ha già vissuto nella sua vita questa amicizia con la parola di Dio, questo incontro con Gesù Cristo, incontro personale d'amore con Gesù Cristo. Una chiesa, la chiesa del grembiule, nell'interno della chiesa, lui e soprattutto noi, gerarchia, a servizio del popolo di Dio, per essere tutti a servizio del mondo. Io ho scritto un libro un po' di anni fa, l'ho mandato anche a Roma, non mi hanno ancora scomunicato. È perché San Giovanni a un certo punto dice: chi crede in Cristo sarà salvo. Io dico: leggi bene in greco, la virgola va messa prima. Chi crede, virgola, in Cristo sarà salvo. L'importante è credere, essere aperti a Dio e agli altri. E allora, per Gesù Cristo sarai salvo. Il contrario è essere chiusi. Se sei chiusi, arrivi di là, dice, ma sei chiuso. Lo dice anche il Signore. Vi ricordate quello che chiamiamo l'ultimo giudizio? Venite benedetti dal Padre mio, dice a quelli della destra. Ma perché? Avevo fame e mi ha dato da mangiare. Avevo sete, ero pellegrino, mi hai accolto. Ma quando mai ti abbiamo visto? Quando l'hai fatto il più piccolo dei miei fratelli? Si fregano le mani anche dall'altra parte, dice no, andate maledetto, ma perché? Avevo fame e non mi hai dato, avevo sete e non mi hai dato, ero pellegrino e non mi hai accolto, ero in carcere e in ospedale e non mi hai neanche visitato. Che Signore, non ti abbiamo mica mai visto, se ti avessimo visto ti avremmo fatto fare indigestione. No, no, se non avete fatto il più piccolo dei miei fratelli, non l'avete fatto mai. È quello lì, no? Essere nel giusto o essere nello sbagliato. A parte il fatto che io sono un po' cattivello, che Dio, ma come, ha detto quelli della destra venite benedetti, quelli della sinistra andate maledetti, perché lui da tanto vede il rovescio. L'importante anche nella vita politica è non essere chiusi, è essere aperti a noi. E siccome siamo tutti figli di Adamo e di Eva, mi viene un po' da sorridere, perché una volta uno mi ha detto che Eva, quando ha saputo com'era nata lei da una costola di Adamo, dopo tutte le volte che Adamo tornava a casa tardi la sera, andava a contarle le costole a vedere se c'era un'altra roba. Ma questo è una storia, eh? Ecco, io dico però l'importante è questo: nella nostra vita personale, nelle famiglie, nella società, nella politica del mondo, non essere chiusi alla difesa di noi stessi e delle nostre cose, ma essere aperti agli altri. Non il bene particolare per primo, ma il bene comune. Nel bene comune anche il bene particolare. Don Tonino Bello, ci aiuti a capire e a vivere il Concilio, e il Concilio ci aiuti a vivere bene ogni nostra messa, e ogni nostra messa ci aiuta ad essere buone persone e buoni cristiani.
Grazie. Adesso vi voglio dare la parola per il dibattito. In Brasile ho imparato che dopo la conferenza si dà un minuto di sussurro, così lo chiamano. Vuol dire parlare forte col vicino. Serve per sgranchirsi la lingua e per scambiarci qualche idea. Per un minuto sussurrare, e un mio amico diceva, quando danno la parola, nessuno vuol mai essere il primo. Lui faceva sempre cominciare dal secondo. Non fate domande difficili che mi mettete nei pasticci. Sì, potresti raccontare di Sarajevo, della marcia fatto con Tonino Bello a Sarajevo. Ah. E un movimento veneto aveva indetto nel mese di dicembre del 92 una marcia a Sarajevo. Sarajevo allora era assediata, non si entrava in me. C'erano soltanto i carri armati dell'ONU che due volte al giorno andavano a portarla a mangiare. E allora il 10 dicembre, che è l'anniversario della Carta dei diritti umani dell'ONU, e volevano essere là, avevano invitato a Pasquista. Io avevo telefonato a Tonino Bello. Tonino Bello era molto malato. Dico, senti Tonino, vado io in nome tuo, così in qualche modo ci seguono. Poi quando arrivavamo ad Ancona, c'era anche lui, accompagnato da un fratello. Attraversando il mare verso Spalato, ci si mette 6 ore, ce ne mettevo 20, perché si era rotta la nave, entrava l'acqua dappertutto, avevo tutta una gran paura. Io dicevo, i più tranquilli sono quelli che non si sono confessati. Perché? Perché il Signore non vuole la morte del peccatore. Insomma, arrivando la sera, là c'era il vicario generale e il console italiano a dire, siete matti, no? Facciamo una riunione e decidiamo di andare. Non si poteva andare per Mostar, attraversando le montagne. Quando arrivavamo là, di nuovo l'uomo ci disse, no. Andiamo a trattare, dopo un giorno. E si dice, vai, provato domani. Il giorno dopo c'erano degli altri capi, siamo stati tutto il giorno lì sulla strada. Dice, non uscite fuori dalla strada perché i campi sono minati. E poi ci lasciarono entrare, alle 4 rientrava l'uomo che aveva portato da mangiare, ci lasciarono entrare, prima vennero a farci firmare a uno che qualunque cosa succedesse la colpa non era la loro. Secondo, vennero a bucare tutti i pacchi e le sacche per vedere se c'erano delle armi. Arrivavamo alle 7, che era buio, in dicembre, c'era il coprifuoco, quindi c'erano le famiglie che ci avrebbero ospitato, le erano già rientrate, aspettavamo un'ora nella piazza dove c'erano i cecchini, ma non sparavano, e poi trovavano una grande palestra. Il problema era che c'erano 5-6 bagni per 500 persone, bisognava scendere. La mattina dopo ci dividemmo in quattro gruppi. Un gruppo con Tonino Bello andò alla cattedrale cattolica, un gruppo con me a quella ortodossa, un gruppo alla moschea e un gruppo alla sinagoga. Poi ci trovavamo in un
cinema, ma senza luce, con le fiamme, non c'è luce. E lì lui è. Dicevo qualche cosa, mi fece un discorso. Siamo qui per tre motivi. Il primo per dire che non siete dimenticati dal mondo. Eravamo i primi che entravamo, poi sono entrate anche degli altri. Secondo, per richiamare la responsabilità dell'Italia e dell'Europa a lasciare che ci sia una situazione così. E la terza, per dire che nonostante tutto non è la violenza che porta alla guerra. Bisogna cercare dei sistemi non violenti, attivi ma non violenti. Andammo anche in Sbegovic, il presidente da loro, poi rischiamo nel venire via perché c'era una donna con un bambino e dice ma mio marito è stato sequestrato, portatemi via. Se si accorgevano, ma siamo riusciti a nascondere e poi siamo arrivati a casa. Questo era il 13 dicembre del 92 e lui è morto il 20 aprile del 93. Ecco, fu un gesto che lui ha dato un po' lo spirito di tutta quanta la spedizione, cioè di sentire le nostre responsabilità, di essere vicini a quelli, soprattutto quelli che si trovano in difficoltà, e di credere che la non violenza non vuol dire non far niente. È più difficile, se uno è forte, spara, ma no, trovare i modi non violenti per riuscire a risolvere i problemi. Questo fu un grande gesto. Fra l'altro, lui dovette scriveva la redazione del viaggio al manifesto, perché nessun giornale, anche l'Avvenire allora, cattolico, ma i grandi giornali, nessuno voleva accogliere gli iscritti, perché era contro la violenza che invece è il criterio con cui noi risolviamo invece tutti i problemi. Mi raccomando, non essere violento, se ci stanno bene. Se no gli racconto una barzelletta. No, prima è meglio che diciate delle cose serie. Forse la barzelletta l'ho già raccontata. Ecco. Faccio una fatica terribile, ricomincio con la Bibbia, non la finisco mai, a leggere la Bibbia. Una cosa che mi piace è sentire qualcuno che ha studiato l'ebraico e che viene a dare su, se, mi sembra, un significato più vero, mi sembra, non so perché. E credo che ci manchino un po' queste figure, un po' che sappiano tradurre per noi che siamo stati analfabeti di Bibbia, tradurla per il nostro cuore. Lei cosa ne pensa? Dove vado? Da chi vado? Il cardinal Martini, che era uno specialista, quando arrivò a Milano, che è Milano, la prima cosa disse la parola di Dio. Intanto, ci sono nelle Bibbie, ci sono sempre delle note che aiutano, quelle che introducono ogni libro, no? Dell'Antico e del Nuovo Testamento, e poi delle note per spiegare. E poi è vero che lui aveva
lanciato la lezione biblica, cioè dei gruppetti di persone, eh? E in ogni gruppetto che ci sia qualcuno che ha un pochino studiato di più, o prete o altri. Ecco, allora che posso aiutare anche gli altri, perché è vero che il Signore nella Bibbia si rivolge a ogni cristiano, ma si rivolge prima di tutto alla comunità, eh? E nell'insieme la comunità. Anche perché il Signore sa tanto la mentalità di quelli a cui si rivolge. Pensate, gli antichi pensavano che per tenere buono Dio bisognava dargli le cose migliori. Avevano quell'idea lì, no? I sacrifici che facevano. Dice, dovrei dare me stesso, non posso uccidere me stesso, uccido degli animali nel Tempio di Gerusalemme, no? Quanti animali. Era come dire, ecco, io do la vita, non posso dare la mia. Ma l'idea, dice la Bibbia, che il re di Gerico, quando ha costruito le mura nuove, sotto ha messo l'ultimo manto, l'ha sacrificato, e quando è arrivato alla fine, il primogenito. È vero che avevano tante donne, quindi avevano anche tanti figli, però è tanto vero che Abramo dice: ma allora, se voglio tenere buono il Signore, qual è la cosa più preziosa che ho? È mio figlio. E allora cerca di uccidere il sacco, poi arriva, no, il Signore, il angelo dice no, è meglio. Ecco, allora leggere cominciando, trovando qualcuno che ci aiuti. I libri, ripeto, hanno già, anche il libro della Bibbia ha già qualche spiegazione. Poi quando ci troviamo di fronte alle difficoltà, se siamo da soli, andiamo a chiedere a qualcuno, prete o laico, che sappia un po' di più. Ma dire ho delle difficoltà, allora non lo dico, è quello credo che sia la cosa peggiore. E anche a noi, ripeto, a noi preti ci dicono alla messa spiegate bene la parola di Dio, in maniera che dopo magari uno può andare, hanno anche i foglietti, può andare a rileggerselo e a capirlo. Io credo che questo sia i protestanti, loro che non hanno tante messe, loro sono molto più legati alla parola di Dio. Se voi entrate in un tempio valdese, non c'è mica il tabernacolo. Una volta al mese fanno anche la cena, ma c'è un grande pulpito, perché per loro la cosa importante è la parola di Dio. Noi ci siamo un po' spaventati, come dicevo prima. Noi studiavamo il catechismo, ma il catechismo è una cosa di testa, mentre la Bibbia è ascoltare il Signore che ti parla. Cerca di capirlo, fate aiutare a capirlo, ma l'importante è trova il modo magari, ecco, di avere dei gruppetti. Il vescovo che è venuto dopo di me a Ivrea, lui era uno specialista, aveva portato nelle parrocchie a fare questi gruppi di persone che leggono la parola di Dio, magari al mercoledì o il giovedì, che leggono quella della domenica dopo. Così quando vanno in chiesa sono già un po' preparati e l'ascoltano meglio e se ne servono meglio. Ha ragione che non è una cosa facile, perché anche è scritto con una mentalità di quelli che allora c'erano. Però se è una cosa difficile non vuol dire che è una cosa impossibile. Piano piano, ecco, il Cardinal Martini l'aveva fatto fare la linea principale del suo essere arcivescovo di Milano. Grazie della domanda, ma con buona volontà, con impegno, con perseveranza ci si può riuscire. Un antico adagio dice: se vuoi
la pace per fare la guerra. Non Oreste Benzi, fondatore della comunità Papa Giovanni XXIII, diceva: se vuoi la pace, educa la pace e mette nelle nostre case famiglia la possibilità della condivisione, perché dice: se insegniamo ai nostri piccoli, ai nostri bambini, la cultura dell'accoglienza, la lettera al barocchino di Antonio Bello, prendersi carico dell'altro che viene, anzi anche in questo periodo dove il tema immigrazione è molto pressante, non abbiamo il coraggio noi cattolici di condividere il pasto assieme, perché è molto importante sedersi anche a tavola per condividere, per farsi carico uno dell'altro. Forse questa è la chiave e l'impronta di una chiesa del grembiule. È vero, perché se vuoi la pace, preparo la pace. Preparo la guerra vuol dire accrescere, si dice così posso difendere, ma allora anche l'altro accresce o cresco. E ha ragione Papa Francesco di insistere tanto: cercate di fare meno armi. Perché? Perché quando avete fatto le armi, poi bisogna fare una guerra per consumarla. Voi vedete che quel che succede nel vicino Oriente, tra la Siria e l'Iraq, siamo stati noi a partire. In Iraq abbiamo detto delle bugie, l'hanno riconosciuto anche loro, l'America e l'Inghilterra. Perché abbiamo voluto tirare giù Saddam Hussein? Perché lui voleva quel pezzo per far pagare meno il petrolio, allora le nostre ditte del petrolio ci avrebbero perse. E allora noi abbiamo detto che lui aveva delle armi che non aveva e siamo andati a fare la guerra. Siamo ancora in conseguenza di quello, Siamo stati noi a far partire. In Israele, in Palestina, Israele sono già 30 anni che disobbedisce a noi. Perché loro quando dice: beh, dividiamo da una parte gli ebrei e dall'altra i palestinesi, sono 30 anni che gli israeliani vanno a fare delle colonie ebraiche nei terreni palestinesi. È chiaro che loro i palestinesi, come facciamo, dicono: ma sono rabbiosi, varrebbe da dire un po' per forza. E d'altra parte c'è una situazione, che il fatto che quelli che hanno vinto la seconda guerra mondiale 70 anni fa, ormai più di 70 anni fa, hanno detto che loro nel Consiglio Permanente dell'ONU hanno diritto di mettere il veto. Gli americani, quando si tratta di dire agli israeliani: guardate, avete dei motivi, però non potete farlo, mettono il veto, non si può più discutere. Nella Siria volevamo intervenire, la Russia ha messo il veto. Cioè non ci siamo resi conto. Il Cardinal Casaroli, segretario di Stato, l'ultima conferenza che ha fatto a Milano, la Cattolica, ha detto: l'ONU non sarà democratica finché 5 paesi, per aver vinto una guerra 70 anni fa, possono mettere il veto. Io capisco che l'America vale di più della Repubblica di San Marino, che hanno un voto ciascuno. Facciamo delle cose proporzionali, delle maggioranze qualificate, ma non che si possa. Quando Obama una volta non ha messo il veto, hanno protestato. Perché? Perché
avevo sempre messo in vento, così loro potevano fare quello che volevano. Abbiamo ragione di dire ma sono violenti anche quelli, ma pensiamo anche che questa è la conseguenza di quello che noi facciamo, che noi abbiamo protetto. Il Congo, ci sono le guerre nel Congo. Quando nel 60 arrivò l'indipendenza, il capo era un certo Lumumba, fu ammazzato. Adesso il Belgio ha detto, beh, lo riconosciamo, l'abbiamo ammazzato noi. Perché? Perché ci sono delle grandi miniere, il coltan, quello che serve per i telefonini, è in mano ai ribelli, i quali lo vendono a prezzo, se vengono gli altri lo fanno pagare di più, allora noi ammazziamo questo così restiamo capi delle miniere. Cioè dobbiamo renderci conto che alla radice della guerra ci sono gli interessi dei grandi, dei potenti. E poi dopo loro sciano tutto il resto. La prima cosa sarebbe che l'ONU avesse davvero autorità. Ne hanno parlato l'altro giorno alla storia. Nel 1956 il canale di Suez è stato fatto dalla società del canale inglesi e francesi, i quali riscuotevano. Nel 1956 il dittatore dell'Egitto, un certo Nasser, dice ma perché deve arricchire loro? Adesso dopo tanto tempo è Egitto, mando le mie truppe. L'uomo disse fermo, mise le sue truppe da una parte non proprio gli Stati Uniti ma il Canada, dall'altra non proprio la Russia ma la Bulgaria, con le truppe dell'ONU. Si sono fatti dei dialoghi, degli incontri e non si è fatta la guerra. Questo dovrebbe essere il progetto del domani. Solo che bisognerebbe che tutti, a cominciare dai grandi, ci stessero. Vedete, hanno fatto la proposta di abolire tutte le armi nucleari. 126 paesi dell'ONU hanno detto va bene, aboliamo. Quali sono quelli che non li hanno aboliti? America, la Russia, la NATO, cioè i paesi che hanno le armi nucleari. Cioè, è come dire, dobbiamo far capire che in fondo la guerra è voluta dagli interessi dei grandi e dei poteri. Poi ci sono quelle che ne conseguono sotto così, ci saranno le cose etniche, lo Stato in Burundi, in Ruanda, ma la guerra che c'è ancora in giro lì è una guerra che interessa perché c'è qualcuno che ci guadagna. Nello Yemen c'è una guerra che è dimenticata. Chi è che la fa contro lo Yemen? È la Giordania, l'Arabia Saudita. L'Arabia Saudita da chi compra le armi? Anche dall'Italia. In Yemen c'è una guerra con le armi italiane. Accennavo prima che il Ministero della Difesa è quello che cresce sempre, tutti gli altri diminuiscono, quello cresce sempre. Adesso qualcuno contesta anche perché la nuova Ministra della Difesa è una che è interessata anche agli armamenti. E lì ecco, io credo che come democrazia dovremmo mettere in chiaro queste cose, far capire che ci mettono delle etichette di giustizia, di pace, ma lì dentro ci sono gli interessi economici. Perché la vendita delle armi è un guadagno, anche per le tangenti, che hanno delle tangenti dicono del 20%, ma non entriamo lì, è un guadagno. E allora dobbiamo dire se noi miriamo all'interesse o se noi miriamo alla pace. Io credo che ecco, queste cose devono, perché se si spargono nella gente, i politici devono tener conto di che cosa pensa la gente.
se la gente dice come l'omertà nelle mafie, nelle mafie, nelle camorre, lasciamo farlo, invece allora facciamo. Se invece è rischioso, perché possono vendicarsi, ma se noi non siamo coraggiosi a dire le cose come sono, diventiamo anche noi corresponsabili della mancanza di pace. È un grande problema. Quando ero giovane, sono stato giovane anch'io, ma avevo mandato un movimento che era in Svizzera, l'ho già detto questo un'altra volta, e che era nato protestante, ma c'erano anche dei cattolici. Siccome ero venuto a lavorare anche all'Università di Bologna, io ero assistente lì, il mio vescovo disse va a vedere. Facevano tutto attraverso delle canzoni. Scommetto che i più stagionati di voi si ricorderanno una canzone che era Viva la gente. Viva la gente, simpatica come mai, il postino, la guardia come mai. E c'era un'altra canzone che in Italia non ho mai sentito, ho sentito in Africa, che diceva quando tu punti il dito contro un altro, i problemi della pace, della guerra, della giustizia, tu punti il dito contro un altro, non dimenticare che tre dita sono puntate contro di te. E diceva l'uomo africano e uno in alto. Se ti metti di fronte a Dio, di fronte alla coscienza, devi dire e tu che cosa potresti fare? Che cosa non hai fatto? Che cosa farai? Ecco, delle quattro cose di Don Tonino della guerra, la parola di Dio, la presenza di Gesù Cristo, una chiesa in cui sia al servizio e nel mondo, perché il mondo sia più onesto, perché nel mondo ci sia la pace, questi sono i grandi problemi, ma domandiamoci, e tu che cosa farai? Diciamo, Don Remo domenica fa 50 anni di sacerdozio. Monsignore, vengo da Sala Biellese, un paese che lei conosce molto bene. Lo chiamo perché è un vecchio. Ah, bene, grazie. Sente qui, meglio. Vengo da Sala Biellese. Sì, di Don Giovanni. Ho letto il discorso del Papa ai Vescovi qualche giorno fa nell'assemblea plenaria. Tre cose, di cui due non mi preoccupano più di tanto, non mi interessano, ma la terza un pochettino. Una, quella dell'accorpamento delle diocesi, perché in Italia sono troppe. Sì. L'altra, la prima, che i vescovi non devono essere dei faraoni, ho detto proprio questa parola, faraoni. Sì. E la seconda, che i seminari sono vuoti. A Biella tra poco avremo tre vescovi e due seminaristi. Nel Basso Piemonte 5 diocesi, 5 vescovi, neanche un seminarista. Allora io chiedo, certo, di fronte a questo spaziale che lei ha fatto, cose grandi, enormi, sono piccoli problemi, ma allora ci sarà una chiesa senza preti? Oppure c'è qualcosa che non funziona e dovremo trovare la maniera per far sì che, come lei ha detto, l'Eucaristia, che è celebrata dal sacerdozio ministeriale, possa ancora essere la forza delle nostre comunità, delle singole persone, dei gruppi. Come vede tutto questo? Sala Biellese era un paese comunista, mio papà era segretario del partito, Don Di Bernardi
piano ha fatto sì che tre giovani diventassero preti uno dopo l'altro, e lei si commuoveva quando veniva su, sì, e vi abbracciavate. Grazie. Bene. Solo il primo giorno, perché il Papa va al primo giorno e poi manda via tutti e rimane solo qui il vescovo. Dice: adesso ditemi quello che volete. Allora mi piace, è stato due ore a parlare tu per tu, e mi ha fatto delle domande. Pensate che l'altro anno, quando andavo via gli altri, un vescovo disse: sì sì santità, ma lei fa tanto il popolare. Poi la gente vuole che anche noi facciamo così, a noi ci mette nei pasticci, per dire com'è. E ho sentito le tre cose. I faraoni, a me viene un po' da sorridere, perché per 50 anni non ho mangiato carne di faraone, per devozione alla Madonna. Perché quando ero in seminario, no? Al mese di maggio si faceva l'esperienza, si facevano provare a fare le prediche, e una sera uno di Rimini, perché a Bologna veniva da tutta la Romagna, gli parlava dell'umiltà di Gesù. Ma pensate che umiltà! Ha voluto nascere in un paese disprezzato, la Palestina. Ha voluto nascere da una povera donna del popolo, lui che avrebbe potuto nascere da una faraona. Cioè, questo qui è vero, ecco, che pensate, c'è un vescovo della Germania che si è fatto un palazzone da 2 milioni di euro. Era il concetto antico, quando il Papa era re, allora e no, il Papa Francesco dice no, queste cose sono cose buone. Ecco, in questo senso dice: siate vicini alla gente, se no così uno si distacca e al di sopra, no? Quello delle diocesi, io devo dire che ho scritto, c'è stata una reazione dei vescovi. Perché è vero che quando 50 anni fa si parlava ancora di ridurre le diocesi, e per esempio si pensava di mettere Susa, le diocesi non capoluogo di provincia che avessero meno di 200.000, Biella si salvava, non era ancora capoluogo di provincia, anche Ivrea, ma Susa e Pinerolo, e il cardinale Pellegrino disse: non lo voglio. Perché se Susa viene sotto Torino, vedrà il vescovo due volte all'anno, adesso ce l'è in casa. Bisognerebbe poter trovare, come fanno, io non so se anche a Biella fanno, nelle grandi città, fanno le unità pastorali, cioè mettono insieme 4 o 5 parrocchie e i preti. Io devo dire, l'ho scritto al presidente, al cardinale di Torino, segretario, perché 50 anni fa avevo già fatto la proposta, dico: sono 4 le diocesi in provincia di Torino, mettiamo insieme le commissioni di studio. E allora da Torino, da Pinerolo, da Susa e da Ivrea studiano i problemi, i 4 vescovi li approvano, poi nelle diocesi ci sono gli uffici di esecuzione. Ma l'importante è studiare i problemi. E allora mettiamo insieme le diocesi per studiare i problemi. E poi allora, cioè, metterle insieme per il Papa, lui pensa alle grandi diocesi come Buenos Aires, è chiaro che una diocesi grande può affrontare i problemi che ci sono, le novità. Mettiamo insieme le diocesi per studiare i problemi. Il
quattro o cinque vescovi decidono e poi le diocesi. Ecco, potrebbe essere una soluzione di meglio. Per quella dei preti, ho scritto per la Rocca, mi hanno chiesto un articolo sui preti, ho detto faccio un po' il birichino, perché il Concilio diceva che ogni cristiano, ogni battezzato è Gesù Cristo. Quindi ha un ruolo nella Chiesa, fra l'altro, guardate i movimenti, non parlo chiaro, Lubitsch, Kikor, Guelio, non so mica prego. Eppure sono loro che fanno partire dei movimenti. E allora dico, nel Concilio che avevamo detto, stentiamo a metterle in pratica, il Signore dice, va giusto io. Vi mando pochi preti così siete obbligati a servirvi degli altri. È un ragionare birichino, ma è uno stimolo a dire sentiamo di la responsabilità dei cristiani nell'interno anche delle parrocchie. Una volta dissi a un mio pretino, perché non fai consiglio pastorale? Ah, un signore mi disse, so sbagliare da solo e faccio più in fretta. Cioè questo è il criterio dell'efficienza. Le buone idee vengono... Sì, io dico sempre la gerarchia è il compito dell'ultima parola, ma è l'ultima se prima ce ne sono state delle altre. Questo lo sa anche il Papa, no? Per la famiglia ha fatto un sinodo, ma un anno prima ha chiamato anche dei laici. C'è un sinodo sui giovani, ha detto mi raccomando nelle diocesi, nelle parrocchie, poi datemi i risultati. Cioè non è che cala dall'alto, l'alto coordina, garantisce, ma le cose nascono l'alto, anche gli ordini religiosi. Non era mica né Papa né Cardinale San Francesco, San Domenico, no? Qualcuno, i serviti da sette laici sono partiti. Poi sì, la Chiesa deve coordinare. È chiaro che al principio c'è qualche difficoltà. E Papa Francesco che va da quelli che hanno incontrato le difficoltà, Mazzolari, Don Milani, Padre Pio, Tonino Bello, Chiara Lubitsch, Don Zeno Saltini. Al principio hanno incontrato delle difficoltà perché i profeti, quelli che partono, si scontrano con quelli che sono abituati a star fermi. Ma io credo che ecco, la scarsità dei preti ci deve portare a organizzare meglio la Chiesa, a far sentire a tutti la responsabilità che hanno. In America Latina sono tante parrocchie che sono guidate da laici, da suore, che so io. È vero che non possono poi fare quello che farebbe un re. Ma organizziamoci, è un suggerimento per dire organizziamoci in modo adatto al mondo di oggi, in cui la gerarchia e lo Spirito Santo lavorano nella Chiesa. E noi aiutiamo la Chiesa, non siamo noi e poi gli altri che obbediscono. Tutti quanti devono maturare insieme perché lo Spirito Santo arriva nella Chiesa. Questo è così, lo si dice, ma è anche vero forse che anche i seminari dovrebbero educare, perché se educano a star chiusi è finita. Qualcuno c'è ma sta chiuso, dovrebbe aiutare. Io ricordo quando ero giovane, andavo in Francia perché ero un po' nella spiritale e trovavo che i preti francesi erano più disinvolti perché avevano fatto tutti un anno di vita militare. Allora erano più aperti, sapevano stare in mezzo alla gente, che so io. Allora poteva venire più la voglia anche a uno. Se dice, ma perché non lo faccio prete? Ecco, ma in questo modo per aiutare la gente.
allora forse no. Siamo, come dire, dico a metà del buono, stiamo attraversando un fiume in secca. Dobbiamo cercare di arrivare all'altra parte prima che il fiume si riempia. Probabilmente il sinodo prossimo dei giovani ci aiuta a capire come per i giovani, che sono la chiesa di domani, ma sono già la chiesa di oggi, noi siamo un po' la chiesa di ieri, andiamo avanti con quello che ieri abbiamo maturato, ma come facciamo a preparare la chiesa per l'oggi e per domani? Io credo che dobbiamo pregare molto e aiutare molto questo sinodo che in ottobre verrà fatto, il sinodo di Dio. Penso che possiamo chiudere. Grazie, grazie per tutte le sollecitazioni che ci hai dato. Io direi, diciamo, grazie a Antonino Dello e a Don Luigi. Ho visto che ha scritto un libro su di te e ti chiamo sempre Don Luigi. Don Luigi, Don Luigi, è uscito anche dopo te lo do. Allora, no, nel senso che insieme questa sera con un vivente e ancora sempre vivo, Antonino, entusiasti del concilio, traghettatore di Pascristi e voci che continuano a risuonare nel cuore di chi cerca di cogliere i segni e il linguaggio dei tanti profeti vicini nel tempo che hanno saputo vedere oltre, ha citato poco fa Don Tonino Bello, ma anche Mazzolari, Milani, eccetera. Quindi, per fare questo occorre vivere, mettere in pratica il loro esempio, tentare di realizzare i loro sogni, con il rischio, diceva, di rimanere magari soli, non capiti. Ci vuole il coraggio per la scelta, un po' a volte tentare delle vie nuove, linguaggi più comprensibili al mondo di oggi. La domanda che veniva fatta prima, anche nel tradurre la parola di Dio. Una chicca per chi pensa che lo scrivere per Don Tonino sia stato molto facile, congeniale. Al suo amico medico, Domenico Cives, confidava: scrivere mi costa molta fatica. Certe volte è una grande difficoltà esprimere i miei pensieri. E anche quando ho l'impressione di esserci riuscito, mi assale il dubbio di non aver completato il lavoro. Comincia allora un'opera di cesellatura della parola scritta. Dopo un lavoro tanto estenuante, resto sempre nell'incertezza di aver prodotto un pensiero difficile da comprendere o che venisse frainteso. Non era così immediato. Ricordo, ecco, che il 12 giugno scorso, quindi fra 6 giorni, ricorre l'anniversario. Scusate, sono un po'. È così avanzato che tutti. No, dicevo, il 12 giugno scorso, ricordo, il prossimo. Ricorre l'anniversario in cui era qui presente un signor Bettazzi con Giovanni Franzone, ex abate di San Paolo fuori le mura. Sono venuti a raccontarci un po' e cercavo di fare memoria anche di lui, perché dopo un mese praticamente il patrono è morto. E voglio donare signor Bettazzi questo cartaceo che è stato pubblicato appunto dalla comunità di San Paolo fuori le mura, dove ci sono tutte le testimonianze, le lettere di chi ha condiviso prima o dopo i funerali la personalità di Giovanni Franzoni. È un ricordo a più voci,
Giovanni. Grazie. Per finire,
Ora mi basta aggiungere un particolare grazia per come parli della pace, di ciò che dici della pace come cammino, un vero manifesto. Grazie per come proponi di intrecciare la Trinità con la nostra vita. Anch'io sento che questo mistero deve farsi fonte di luce per tutta la nostra predicazione, se vogliamo ritornare all'essenziale. Infatti, io temo di quelli che credono solo in Dio, mentre godo con tutti coloro che credono in Dio Padre. Padre Davide, Maria tua onda. Bene. Noi sapete che ci autofinanziamo, ma quello che mettete nel cesto lo destiniamo ai poveri. Un appello che mi sento di fare, siccome è arrivato da me un pensionato in questi giorni, senza casa, ha una pensione minima di 500 euro. Se qualcuno avesse la bontà di mettere a disposizione un piccolo alloggio, gratuitamente ovviamente, se uno con 500 euro non ce la fa, me lo dica che ci organizziamo, perché anche questo è avere, no, come esempio Don Tonino. Bene, concretizziamo se riusciamo qualcosa. In passato siamo riusciti a fare parecchio. Troverete nel sito tra qualche giorno la videoregistrazione. Prossimo incontro per la regione, voi sapete che si sta organizzando la giornata del rifugiato, come abbiamo fatto l'anno scorso, un mese di attività, quest'anno ce ne sono meno in calendario, però il 28 giugno con Mohamed Ba, il senegalese, pomeriggio con i migranti, alla sera un viaggio in Africa con la musica, a cui verranno gli africani con tutti i loro strumenti a trasmetterci. Ricordiamo che questa sera il giovane Mandiano Soumaïla Sakho, ucciso e fucilato in Calabria. Noi, rispetto ai richiedenti asilo, che cosa abbiamo dentro? In fondo ci sono coppie di libri che riguardano Don Tonino Bello. Invito alla lettura quello di Don Tonino Bello, una prefazione di Monsignor. E potete ritirare un ricordino, qualcuno l'ha già dato, con l'immagine di Don Tonino Bello e dietro, diciamo, questa preghiera conclusiva. Grazie ancora, Monsignore, che buon regno. Spirito del Signore, dono del risorto agli apostoli del Cenacolo. Gonfia di passione la vita dei tuoi presbiteri, riempi di amicizie discrete la loro solitudine, rendili innamorati della terra e capaci di misericordia per tutte le sue debolezze. Confortali con la gratitudine della gente e con l'olio della comunione fraterna. Ristora la loro stanchezza, perché non trovino appoggio più dolce per il loro riposo se non sulla spalla del Maestro. Liberali dalla paura di non farcela più. Dai loro occhi portano inviti a sovrumare trasparenze. Dal loro cuore si sprigioni audacia mista a tenerezza. Dalle loro mani grondi il crisma su tutto ciò che accarezzano. Fa risplendere di gioia i loro corpi. Rivestili di abiti nuziali e cingili con le cinture di luce, perché per essi e per tutti lo sposo non tarderà. Don Tonino Bello. Voglio entrare a casa, buonanotte a tutti. Bene, a Nonantola, vicino a Modena, a metà conferenza un signore si è alzato, è andato via scuotendo la testa e mi ha detto che diceva: ma non è mica serio questo vescovo. Allora vi voglio raccontare l'ultimo. L'ho raccontato a Cardinal Bertone l'anno scorso, alla fine del primo di Sant'Eusebio. Gli ho raccontato che una vecchia signora è andata dal parroco
e ha detto: senta, signor preposto, avrei bisogno di un grande piacere. Ma volentieri, signora, ma è grande, me lo dica. Vorrei che lei mi battezzasse il cane. Ma battezzare il cane, mi scherza, è sempre stato con me. Se vado in paradiso vorrei anche lui. Ma non si può, signora, ma si immagina un cane, una bestia. Sì, signor preposto, sono disposto a darle fino a 10 milioni. Allora lui ha preso un libro, ha fatto finta di consultarlo, ma dice che in rari casi si può. E gli ha battezzato il cane. Ma non lo dica nessuno. Lo dice: qui se lo viene a sapere il vescovo, sarà meglio che vada io. Chiede udienza, vado al vescovo: signore, ne ho fatto una grossa, ma siamo tutti peccatori, ne facciamo tutti grossi, ma questa è molto grossa. Cosa hai fatto? Ho battezzato un cane. Ah, ma questo è troppo, ti scomunico, ti sospendo di vinis. Ha ragione, monsignore, ma ho tutto il tetto della chiesa da rifare, mi ha dato 10 milioni. Ho pensato che il Signore capirà e mi perdonerà. Beh, dice il vescovo, guarda, per questa volta ti perdono anch'io, ma se vuole la crescita deve venire da me. Buonanotte.